Il 2015 è arrivato e quindi insomma facciamo un resoconto del 2014. Quindi vedete un video dei top e un video dei flop. Cerco di non dilungarmi molto perché insomma sono parecchie cosine. Ed è stato anche, devo dire, difficile selezionare dei top e dei flop. Soprattutto dei top, direi, perché mi sono piaciute tantissime cose quest'anno, diciamo, di cose che ho acquistato. Quindi è rimasto parecchio complicato, però diciamo, ho selezionato delle cose in base. Ho selezionato un po' di cose, sia di make-up, skincare, insomma, vi faccio un po' random. Iniziare comunque dal make-up. Un top assoluto secondo me del 2014, tra l'altro che acquistai proprio all'inizio del 2014, è la BB Cream della Sobio in versione texture leggera. Io ho la colorazione 01 e mi ci trovo davvero bene, tra l'altro è praticamente finita e sto cercando di sfruttarla il più possibile. Mi piace davvero tantissimo, soprattutto questa texture leggera, perché diciamo, di quella normale ho provato dei campioncini che onestamente non mi sono piaciuti perché la trovo troppo corposa e pesante per la mia pelle. Ovviamente è una cosa personale. E quindi assolutamente lei è stata la protagonista del 2014 perché l'ho usata davvero tantissimo d'inverno, d'estate perché appunto è molto leggera e quindi se ancora non l'avete provata ve la straconsiglio. Altro top assoluto, insomma non potevo non citarvelo visto che praticamente me lo vedete in tutti i video, è il correttore della Maybelline. L'Instant Anti-Age, che è stato un dramma per trovarlo, ma finalmente un giorno alla COP di Roma 2 l'ho trovato. Tra l'altro sta finendo, ma ne ho uno già nuovo che invece presi da un'altra parte, ma non mi ricordo dove. Non me lo ricordo. E è davvero ottimo. È illuminante, è bello luminoso appunto, copre bene le occhiaie, è cremoso, a me piace davvero da morire. Io ho la tonalità light ed è davvero perfetta per me, tant'è che ho la tonalità un pochino più scura per il fondotinta e se non sbaglio è quella dopo ed è leggermente scura per la mia pelle, quindi questa è assolutamente perfetta. Non vi dico, provatelo perché so che, cioè ve lo dico perché insomma ve lo consiglio, ma so che è davvero un'impresa trovarlo. Per quanto riguarda invece il viso, anche questa come potevo non nominarvela, mi è piaciuta davvero tantissimo la terra della Essence, la Sun Club in versione 01 Natural, che è diciamo quella per le bionde. Voi vedete il colore dei capelli, di perché non ha preso quella per le more? Perché per me è troppo scura, avendo comunque una pelle cadaverica. Questa qui è la terra che, come vedete, sta terminando. Mi piace tantissimo perché è opaca, non è troppo aranciata, dà un effetto molto naturale, molto soft e è economica, quindi insomma è perfetta. E vorrei anche provare una terra più da contouring, anzi se avete qualche consiglio da darmi scrivetelo giù sotto nei commenti. Come blush io sono rimasta davvero stupita da questo trio di H&M, il Make Me Blush. Sapete che io adoro i blush, ne ho davvero tanti. Ovviamente tutti quelli che ho mi piacciono, anche se ci sarà un flop anche lì, forse due. ma queste sono rimasta perché insomma tre blush a un prezzo davvero basso e si ha sempre paura che la qualità non sia dei migliori, ma io invece vi dico che sono davvero fantastici. Ovviamente l'avrete visti praticamente in tantissimi video sia miei che di altre ragazze e sono dei blush fantastici. C'è questo rosa chiaro pallido, il fucsia e un color malva. Tra l'altro il rosa chiaro pallido appena preso pensavo di non sfruttarlo abbastanza, invece vi dico che quello che sto usando di più in inverno, questi qua sono i colori e ve li faccio vedere, quello in basso è il rosa chiaro pallido che sembra davvero molto chiaro ma sulla mia pelle dà proprio un bell'effetto delicato e naturale, diciamo, cioè non sembra nemmeno che ho il blush.
Quello al centro è questo fucsia sparaflesciato e quello sopra, dove c'è andato anche più prodotto, da qui non rende, è un malva davvero molto molto bello, perfetto tra l'altro per questo periodo. Il prezzo è davvero irrisorio, come vi ho detto, e secondo me vale davvero tantissimo questo trio di blush, mi è piaciuto da morire. Se fra tutte le palette dovessi scegliere quella che ricomprerei subito ed è secondo me il top assoluto del 2014, è senza ombra di dubbio la Duo Chrome di Neve Cosmetics. Secondo me è bellissima. Mi dispiace che si sia già sbiadita qui la scritta Neve Cosmetics. Ed è questa palette qui, che insomma anche questa l'avete vista e rivista, magari vi lascio il link di qualche trucco fatto con la Duo Chrome. La ricomprerei subito perché secondo me ha dei colori fantastici, con dei riflessi davvero spettacolari, sono dei colori che è difficile trovare dei dupe e è bellissima, fa davvero tutto lei in un trucco. Oggi ad esempio sono truccata interamente con la Duo Chrome. Io non so se dalla video comunque rende, ma ci sono dei riflessi in questo trucco davvero spettacolari. E tra l'altro, essendo praticamente degli ombretti così belli che fanno davvero tutto il lavoro loro, anche il trucco si fa davvero molto molto in fretta, quindi io l'amo, semplicemente la adoro, la ricomprerei davvero subito. Poi, i miei top assoluti del 2014 a livello di mascara sono due. Non posso non citarvi il Pupavamp tra quelli diciamo più low cost, perché secondo me è un mascara davvero favoloso. Questo è lo scovolino, perché insomma non lo conoscesse ma dubito. E secondo me non ha niente da invidiare a quelli delle grandi marche, perché fa davvero delle ciglia bellissime. E ho letto che a parecchie ragazze si è seccato in fretta. Io vi dico che ce l'ho aperto da più di 6 mesi sicuramente, ancora bello cremoso, quindi ho quasi paura a parlare, ma sta facendo davvero anche una buona riuscita. Mentre tra insomma quelli un po' più caretti, io adoro davvero il Doll Eyes della Lancôme. Intanto il packaging, che è stupendo, tutte queste rose disegnate. E poi il mascara è davvero molto molto bello, cioè l'effetto che fa sulle ciglia. Questo è lo scovolino, che è conico. È davvero molto bello, anche se non è fra i più economici. Passando alle labbra, in assoluto secondo me quest'anno sono stati davvero dei top i rossetti Essence. Non so come si chiamano di preciso. Io li chiamo sempre quelli con il packaging nero, ovvero questi rossetti qui. Io ne ho tre, che sono rispettivamente lo 09, lo 08 e il 12, e mi trovo stra bene con tutti e tre. Ve li faccio vedere sulla mano. E sono davvero dei rossetti fantastici, sia perché vengono pochissimo, durano tanto, su di me hanno una durata pazzesca, non tutti allo stesso modo, ora vi dico meglio. Hanno davvero dei bellissimi colori e secondo me sono davvero degli ottimi rossetti. Ecco qui. Allora, questo qui è lo 09 Wear Bevis ed è su di me quello che dura un po' meno. Questo qui tendente al violaceo. Al centro abbiamo lo 08 Color Crush, che diciamo ha una buona durata, come vedete, questo rosa fluo quasi, ed è davvero bello soprattutto in estate sulle labbra. In assoluto il mio preferito anche a livello di durata, perché a me dura tantissimo anche se mangio, è l'ultimo, che è il 12, che si chiama Blush My Lips. Ed è davvero fantastico perché appunto dura davvero tantissimo ed ha questo colore intenso che tra l'altro sulle mie labbra risulta più scuro.
Un altro top dell'anno per me è stato il mio primo rossetto MAC che ho acquistato a Parigi ed è il Chatterbox. Non so se metto a fuoco. Ed è questo bellissimo colore qui. Ve lo faccio vedere. Che a vederlo dallo swatch è davvero molto simile allo 08 di Essence, ma sulle labbra sono due cose completamente diverse. Mi piace tantissimo, insomma, il primo rossetto MAC. Adesso sono quota 3, ma gli ultimi due sono arrivati proprio nell'ultimo periodo, quindi non posso già decretarli top del 2014, anche se lo farei per quanto li amo. E sempre per quanto riguarda le labbra, vi voglio assolutamente consigliare questo burro cacao che vi ho fatto già vedere della Naturalist Better, che mi hanno dato al Cosmoproof. È un burro cacao normale bianco, come vedete, ma è davvero fantastico perché nutre in profondità le labbra, le rigenera, le ammorbidisce, è fantastico. Mi sono scordata un altro top per me per quanto riguarda le labbra, sono in assoluto tutte le pastello di Neve Cosmetics, perché sono fantastiche, sono comode, durano tantissimo, sono low cost. E in assoluto la mia preferita di quest'anno è senz'altro Sfilata, che è questo bellissimo colore qui. È questo fucsia interno con una punta forse di viola all'interno, una punta forse più di rosso all'interno, è davvero bellissima. Poi sulle labbra ha davvero una bellissima resa, dura tantissimo, a me piace da impazzire. E per quanto invece riguarda altre cose che non siano il make-up, il mio top assoluto dell'anno, forse proprio il più top del top del top, è senz'altro il face cleansing, ecco qui, della bellissima Imetec, ovvero io lo chiamo il mio finto Clarisonic, e senz'altro molto più economico perché l'ho preso su una vendita su Privalia e lo pago intorno ai 30 euro. Con tutte le testine di ricambio, e tra l'altro uno dei primi video proprio che feci fu la review e la sua review. Quindi magari ve la lascio qui perché comunque potrebbe esservi utile. Io comunque ve lo stra consiglio perché lo adoro e tra l'altro si notano proprio dei cambiamenti a livello di pelle. E per quanto riguarda un altro top sempre del viso, è assoluto quest'acqua micellare della La Roche, scoperta da poco, quindi insomma a fine anno, ma penso non l'abbandonerò più perché mi strucca benissimo senza arrossare assolutamente gli occhi, e mentre nei flop vedrete un grande flop purtroppo che lo odio, penso lo farò vedere e lo butterò. E invece questa è davvero fantastica, se non l'avete provata e cercate un buon struccante che non bruci gli occhi, che sia delicato, ve la straconsiglio. Per quanto riguarda invece i capelli, voglio mostrarvi due prodotti che ho adorato assolutamente in quest'anno. E il primo è il Nasher Gun, ovvero l'olio che ve lo feci anche vedere quando lo comprai. Ed è questo olietto minuscolo, cioè non so se notate la grandezza. Perché infatti è di 30 ml, ma ne serve davvero poco, si possono fare anche in pacchi, ma non li faccio per non sprecarli, sono sincera, perché comunque costicchia parecchio. Io lo metto sulle punte, a volte sull'intera lunghezza, quando sono tanto impicciati e tendenti al crespo, sui capelli umidi prima di asciugarli. E l'effetto è davvero bellissimo. Tra l'altro sto già a metà boccetta, quindi mi piange un po' il cuore, però è davvero fantastico e ve lo straconsiglio. Si trova se per caso lo volete acquistare, basta che cercate su internet Nasher Gun e trovate i rivenditori autorizzati, che spesso sono parrucchieri. Altro prodotto che ho amato in quest'anno, sempre per i capelli, è questo fluido di Diego Dalla Palma che si chiama Liscio Spaghetto. È una crema per capelli che va applicata su tutta quanta la lunghezza, diciamo, e quando i capelli sono bagnati prima di essere asciugati, e li rende più lisci, cioè a me si allisciano davvero molto più in fretta, e morbidissimi, e la piega dura davvero molto.
Io lo adoro, tant'è che sta finendo. Anche questo non viene poco, perché se non sbaglio viene intorno ai 13-15 euro, quindi non è proprio poco. Però lo comprai intorno a febbraio scorso, quindi posso dirvi che è durato parecchio e lo ricomprerò senz'altro appena lo spremerò del tutto. E niente ragazze, questi per me sono stati i top del 2014. Ho cercato di fare una cernita delle cose, insomma, che proprio mi sono piaciute di più, perché altrimenti avrei fatto un video lunghissimo. Fatemi sapere qual è stato il vostro top dell'anno in assoluto, se avete da consigliarmi qualche prodotto, sono super curiosa di provare. E aspetto come sempre i vostri commenti, se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su e vi aspetto anche con i prodotti flop. Un bacio, ciao!